perché sono stato molto preso dal lavoro a Napoli e anche dalla vita culturale e anche politica di militanza molto viva in quella città, ma sono contento di essere qui oggi perché, come è stato detto orora giustamente, più che mai è ora importante parlare di cultura russa, parlare della loro storia, della loro cultura, del loro immaginario, della loro letteratura, non tanto per l'idea del tutto fallace, secondo me, che la letteratura, la cultura sia di per sé alternativa all'odio, alternativa alla guerra, alternativa alla violenza, ma perché nel DNA, nel codice genetico culturale di quel popolo che si esprime in letteratura, prima di tutto, dobbiamo ricordare che la Russia è stata per secoli, per periodi molto lunghi, a parte alcuni piccoli periodi, e sicuramente nell'Ottocento quando scriveva Dostoevskij, un paese senza, praticamente senza dibattito pubblico, un'opinione pubblica libera di esprimersi sui temi di attualità, quindi tutto veniva espresso in letteratura, i libri di fiction erano più di quello, erano anche una palestra del pensiero su se stessi per la cultura russa. In questo senso i russi dicono di essere una nazione litterocentrica. Io ho intitolato questi incontri letteratura e problemi contemporanei, naturalmente è un eufemismo per parlare di guerra, di confronto militare, di proiezione imperiale. Una delle linee, una delle più forti e radicate linee di sviluppo della cultura russa riguarda questo, non è l'unica, non è l'unica, ci sono altre, ci sono alternative a questo nella cultura russa, ci sono stati periodi in cui queste alternative hanno prevalso, in questo momento sta prevalendo la linea imperialista nazionale e l'idea messianica che naturalmente viene utilizzata dal regime attuale in chiave totalmente, viene utilizzata per scopi molto pratici. Il regime putiniano è un regime postmoderno che mescola lacerti culturali dei periodi più diversi a, secondo le proprie necessità. Dostoevskij è un elemento fondamentale di questa linea culturale, il messianesimo imperiale, e non lo dico per criticarlo, primo, chi sono io per criticare Dostoevskij, secondo, è una linea di sviluppo della cultura russa che ha tutto il diritto di esistere, terzo, per Dostoevskij si può fare lo stesso discorso che si fa generalmente per Nietzsche, ossia sì, certi testi sono interpretabili in un certo modo, deformabili in un certo modo, e lo sono stati, ma ciò non significa che tutto quell'intellettuale, tutto quel il suo messaggio sia riducibile a quello che sta succedendo adesso. Per Nietzsche naturalmente superuomo, nazismo, eccetera, è un discorso più complesso. Partirò da un, non la faccio lunga, è una quarantina di minuti, forse un'oretta, poi vorrei lasciare anche spazio a domande e spero che siano il più attualizzanti possibili. Vedere qual è il posto di Dostoevskij in questa linea di sviluppo della cultura russa, una linea di sviluppo inquietante per noi oggi a posteriori, ma che va conosciuta per quello che è. Dostoevskij, una sorta di autobiografia intellettuale della nazione, per la sua storia umana, personale, politica, culturale, un uomo nuovo nella, alla fine degli anni nato, cioè, che è diventato giovane uomo tra gli anni 30 e 40 dell'Ottocento, quando la vecchia cultura nobiliare terriera era in crisi, si stava dissolvendo, lui che veniva da tutto un altro ambiente sociale, tipo plebeo, fin da subito ha ben presente una cosa, che bisogna guardare avanti, bisogna guardare avanti, la Russia ha bisogno di una nuova classe dirigente, uno degli aspetti principali del suo pensiero che lega tutti i momenti della sua, del suo percorso, poi sono cose troppo note per raccontarle qua,
la sua militanza politica ai tempi, nel periodo più buio del regno di Nicola I, la condanna a morte, l'esilio, i lavori forzati, il ritorno. Ma qui vorrei arrestarmi un attimo e cominciare da un brano che molti di voi ricorderanno, conosceranno, e che tendenzialmente nessuno si sognerebbe di considerare in qualche modo interpretabile da un punto di vista politico e tantomeno da un punto di vista imperial messianico, aggressivo, imperialista, come apologia e culto della guerra. Non vi dico da dove lo prendo, vediamo se qualcuno lo riconosce. No, non leggerò a lungo, è proprio un branetto. Traduzione di Claudia Zonghetti, una collega che da sola sta facendo moltissimo, sta praticamente rivoltando la letteratura russa come un calzino, ritraducendo tutta una serie di classici in modo innovativo e secondo me molto molto fertile. Si fermarono tutti in silenzio accanto alla grossa pietra. Alyosha la guardò ed ebbe chiara davanti agli occhi l'intera scena col piccolo Ilyusha, di cui gli aveva raccontato Snigiryov. Ricordò come aveva pianto, abbracciandolo e gridando: «Papà mio, ti ha proprio umiliato!» Fu come una scossa al cuore. Passò in rassegna con sguardo serio e grave i visi limpidi e cari di quei ragazzini, i compagni di Ilyusha, e di colpo disse: «Signori, avrei da dirvi qualcosa, qui, in questo posto preciso». I ragazzini si misero tutti attorno a lui e su di lui puntarono gli occhi curiosi. «Signori, presto ci separeremo. Io starò ancora un po' con i miei due fratelli, di cui uno finirà deportato e l'altro vede la morte vicina. Presto però lascerò questa città e forse per un bel po' di tempo. Dunque ci lasceremo, signori. Ripromettiamoci però qui, dinanzi al masso di Ilyusha, che non dimenticheremo mai prima di tutto lui, il caro Ilyusha, e poi che non ci dimenticheremo gli uni degli altri, e che qualunque cosa accadrà nelle nostre vite, se anche non dovessimo incontrarci per 20 anni e più, sempre ripenseremo al giorno in cui abbiamo sepolto un povero ragazzo a cui prima tiravamo le pietre. Ve lo ricordate al ponticello? E a cui poi abbiamo tutti voluto bene. Era un gran bravo ragazzo, buono e coraggioso, con un senso profondo dell'onore e dell'offesa patita da suo padre, contro la quale era insorto. Cerchiamo prima di tutto e innanzitutto di essere buoni, poi onesti e poi di non dimenticarci gli uni degli altri. E lo ripeto, sì, signori, per parte mia vi do la mia parola che non dimenticherò nessuno di voi e che anche fra 30 anni avrò stampato nella memoria ognuno dei visi che ho di fronte ora e che mi guarda. E che ci ha uniti in questo sentimento buono che sempre ricorderemo e di cui vorremmo ricordarci sempre per tutta la vita, chi se non il piccolo Ilyusha, quel ragazzo buono, quel ragazzo gentile, quel ragazzo che ci sarà caro nei secoli dei secoli. Non lo dimenticheremo mai, serbiamo un'eterna buona memoria nei nostri cuori, ora e sempre, sì, sempre, gridarono in coro i ragazzini. Naturalmente, momento clou, si blocca i ragazzini con le loro voci squillanti e i visini commossi. Ricorderemo anche la sua faccia, i suoi vestiti e le sue scarpe scalcagnate e la sua bara e quel suo povero padre infelice. Ricorderemo anche come per lui affrontò da solo coraggiosamente la classe riunita. Sì che ce lo ricorderemo, gridarono di nuovo tutti quanti. Era coraggioso ed era buono e io gli volevo un gran bene, esclamò Kolia. Ragazzi miei, amici cari, non temete la vita. La vita è bellissima quando si fa qualcosa di buono e di giusto. Andiamo, su, e teniamoci per mano adesso e per mano ci terremo tutta la vita, sempre. Viva Karamazov, gridò di nuovo estasiato anche Kolia e di nuovo tutti gli fecero eco. Avrete riconosciuto sicuramente il finale dei fratelli Karamazov, il finale dei fratelli Karamazov e il giuramento di Alyosha Karamazov di fronte ai bambini riuniti intorno al masso di Ilyusha, il piccolo martire insorto per difendere l'onore del padre.
Come arriviamo a questo punto e cosa Dostoevskij nel 79, 78, 79 voleva dire con questo brano? Torniamo un attimo agli anni 60, al ritorno di Dostoevskij dall'esilio. Dostoevskij torna in un paese profondamente cambiato, un paese dove è finita la guerra di Crimea, una guerra combattuta in luoghi, tra l'altro, dove si sta combattendo anche adesso, perché la geopolitica non perdona. Una guerra persa dalla Russia e che innesca una serie di riforme, tra cui l'abolizione della servitù della gleba. La società è in fermento. Dostoevskij si guarda intorno appena tornato e ricomincia subito a combattere per gli stessi ideali di progresso, di democratizzazione, per la democratizzazione del paese, per cui aveva combattuto negli anni 40. Più che scrittore in questi anni è editore, giornalista, pubblicista, è un fautore deciso della democratizzazione del paese, per una Russia che vada verso altre riforme. L'abolizione della servitù della gleba deve essere il primo passo verso una società completamente nuova. Bene, questa utopia nella quale Dostoevskij si getta con tutta l'anima all'inizio degli anni 60 fallisce. Non era, tra l'altro, anche abbastanza ingenuo pensare che il regime zarista potesse pensare di suicidarsi. Chiaro che certe riforme erano necessarie, ma a cosa? Al mantenimento della vecchia struttura di potere. Sapete come si dice: cambiare tutto perché niente cambi. Una volta fatte le riforme strettamente necessarie, avviene il giro di vite. Il regime zarista inizia un nuovo giro di azioni repressive e ogni, tra l'altro, l'opinione pubblica dissidente, diremo noi oggi, democratica, si radicalizza sempre di più, nascono i primi gruppi sovversivi, nasce quel movimento che poi porterà all'andata al popolo dei movimenti che noi in italiano chiamiamo populisti. Naturalmente il populismo russo dell'Ottocento non c'entra nulla con Beppe Grillo, tutta un'altra cosa. Viene dalla parola narodnicestvo, che vuol dire servizio nei confronti del popolo, e poi al terrorismo, poi all'assassinio di Alessandro II nel 1881. Insomma, una dinamica di riforma della condivisa da tutti, della società, si blocca. Inizia da una parte lo stallo reazionario, dall'altra tentativi sempre più decisi di spallata rivoluzionaria. Questa cosa manda Dostoevskij in crisi profonda, una crisi profonda che si verso la metà del decennio, potrei citare anche questioni personali, molte di voi le conoscono, la morte della prima moglie, il rapporto con Apollinaria Suslova, il gioco, la morte del fratello amatissimo, eccetera eccetera, momenti privati che in un contesto di gravissima crisi politica e di sconfitta di tutti gli ideali in cui lui aveva creduto, per i quali era andato in Siberia, per i quali aveva lottato negli ultimi anni, provoca in lui una crisi generale di tutta la visione del mondo. Questo si riflette sicuramente nella sua poetica, ossia nel suo modo di scrivere i testi di fiction, a partire grosso modo dalle Memorie del sottosuolo, poi con Delitto e castigo, eccetera. Questo ci porterebbe un po' lontano, ossia parlare della poetica di Dostoevskij. L'ho fatto in tante altre occasioni, ma non è esattamente ciò di cui volevo parlare. Parliamo piuttosto di ideologia. Dostoevskij vira sempre di più, come si fa in genere, quando le dinamiche storiche ci deludono, ossia noi abbiamo puntato su un progetto e quel progetto non si realizza. Una reazione molto frequente di intellettuali periodi più diversi è quelli di rinunciare
in toto all'idea di storia, all'idea di progresso, all'idea di un progresso che l'uomo può realizzare con le sue forze. Qui inizia quindi quella nuova ricerca di una nuova antropologia basata sulla religione, sull'idea di una salvezza. L'uomo di per sé è una merda, non è in grado di uscire dalle dinamiche distruttive dell'egoismo, della, veramente, come si vede proprio anche nei romanzi di Dostoevskij sul piano individuale, ma questo vale anche per le società, se non viene aiutato da forze superiori. Questo si vede nei romanzi, come ho detto, risponde anche a una certa nuova poetica che Dostoevskij si dà e che rimarrà più o meno la stessa di lì fino alla fine. Si innesta anche in una visione del mondo di tipo nuovo. E anche i popoli cominciano a diversificarsi, secondo Dostoevskij, da un punto di vista quasi ontologico, ossia il progresso non è più una dinamica universalmente umana a cui tutti partecipano in modo originale ma complementare. Ci sono popoli che hanno ontologicamente un istinto al bene, un istinto all'empatia, al sacrificio di sé, al superamento dell'egoismo, dell'individualismo, popoli che non creeranno mai, secondo Dostoevskij, per esempio, lo sfruttamento borghese dell'Europa occidentale. Certi, vedete come i suoi ideali socialisti, nel senso socialismo utopistico, della gioventù si trasformano in qualcosa di diverso. Ci sono popoli che nutrono in sé un istinto profondamente radicato alla solidarietà, al bene, e intorno a loro una serie di popoli che invece perseguono dinamiche distruttive. Il problema non è più quello di costruire tutto insieme una dinamica di progresso, è riscoprire in noi quelle forze che trascendono l'uomo, che vanno tirate fuori per realizzare un piano provvidenziale. Un piano provvidenziale dove ci sono i buoni e ci sono i cattivi. I buoni sono naturalmente i russi, i cattivi sostanzialmente saremmo noi, tutta l'Europa occidentale. C'è un testo molto suggestivo di Dostoevskij di metà anni 60, non è un testo di fiction, si intitola Note invernali su impressioni estive, è il suo reportage dal suo primo viaggio all'estero, dove proprio parla di come sono organizzate le società, le opinioni pubbliche, l'economia, la politica in Francia e in Inghilterra, e ne dà un'immagine apocalittica. È un testo che può essere letto come una critica terribile all'individualismo borghese, allo sfruttamento capitalista, alla disumanizzazione della società di massa, ma è tutto costruito dall'ottica noi siamo un'altra cosa, noi siamo i prescelti. In questo periodo ancora Dostoevskij non si esprime in termini proprio propriamente escatologici, non dice noi siamo i chiamati da Dio, ma è implicito, lo diventerà del tutto esplicito nei Fratelli Karamazov qualche decennio dopo. È tradotto in italiano, tra l'altro, Note invernali, se siete interessati ve lo consiglio molto. È un periodo, guardate, io non voglio banalizzare la riflessione di Dostoevskij sull'Europa di quel tempo, che era un'Europa per certi versi ci ricorda anche problemi odierni, sfruttamento capitalista, società di massa, frantumazione individualista borghese. Per altri versi era un'Europa molto diversa. Dostoevskij vede l'Europa di allora come una sorta di idra a tre teste, una cultura politica che è quella dell'impero di Napoleone III, che a noi oggi, studiando la storia a scuola, sembra una parentesi insignificante fra due grandi cicli di lotte in Francia. In realtà, per chi viveva negli anni 60, era Napoleone III era il futuro politico d'Europa, un regime cesarista con elementi di tipo carismatico, populista, ma basati anche su una burocrazia ramificata e su un controllo ideologico delle masse, che faceva una... aveva elementi di novità
faceva una grandissima impressione ai contemporanei, questo politicamente, dal punto di vista dell'organizzazione dello Stato. Invece Dostoevskij assiste al sorgere della Germania unita, ed è un'altra sfida che lui prende molto sul serio. Da qui nascerà la corrente panslavista, ossia i tedeschi, cioè i popoli di lingua germanica, si sono dati uno Stato unitario e forte con una vocazione imperiale. Noi slavi dobbiamo fare lo stesso se vogliamo combatterli ad armi pari. Di qui il panslavismo e l'orientamento verso i Balcani, e in previsione verso Costantinopoli. Balcani, Mar Nero, gioco di sponda con Costantinopoli, che torna anche oggi abbastanza di moda. Terzo elemento ideologico, qui Dostoevskij, a dire la verità, non ci ha molto preso: un cattolicesimo in procinto di perdere definitivamente il dominio temporale. Il Papa stava per essere privato degli ultimi domini temporali in suo possesso, un cattolicesimo che Dostoevskij vede come una perversione del cristianesimo, di tipo gerarchico, autoritario, che secondo Dostoevskij è in procinto di legarsi col socialismo come idea di un mondo futuro. Questo per quanto riguarda la dottrina sociale. Chi di voi ricorda la leggenda del grande inquisitore dei fratelli Karamazov capirà di cosa sto parlando. Qui Dostoevskij comincia a ragionare su cosa la Russia deve fare per armarsi, per dotarsi delle armi capaci di combattere contro questo nuovo mondo che sta nascendo. Ricordo sempre, stiamo parlando di un intellettuale che si pone problemi di politica culturale, di politica, di geopolitica, partendo sempre dall'assunto che ogni popolo ha dentro di sé un sostrato ontologico che è e sempre sarà lo stesso, qualsiasi look esteriore quel popolo si darà. I popoli esistono per realizzare una missione. È tra l'altro una teoria che viene propagandata nello stesso periodo da un pensatore politico a cui Dostoevskij è molto vicino, di nome Nikolai Danilevskij, col suo La Russia e l'Europa, proprio con questa teoria dei cicli storico-culturali. Ogni popolo nasce, cresce e va verso la fine come un organismo umano, e ogni formazione viene soppiantata da una formazione superiore portata avanti da un altro popolo. Ci si vede anche una visione, un'impronta distorta del darwinismo, molto in voga in questo periodo, al ciclo dei popoli latini segue quello germanico, e il domani appartiene agli slavi. Bene, come organizzare questi slavi? Il Dostoevskij degli anni 70, che ripeto è tanto un pubblicista quanto un autore di fiction, ricordiamo Dostoevskij è autore di una sorta di zibaldone, se vogliamo, poco letto comprensibilmente, perché molto legato anche alle questioni di attualità, un ciclo di prose di non fiction intitolato Il diario di uno scrittore, che lui scrive nel corso degli anni 70, inizialmente come rubrica su una rivista di destra a cui lui partecipava, Grajdanin, il cittadino, poi da lui pubblicato come fascicoli venduti a parte su sottoscrizione. È tra l'altro un modo molto moderno di comunicare coi lettori, di fare proprio politica culturale. Dostoevskij è un autore, è un intellettuale che sa coniare delle strategie di autopromozione e di legame col proprio pubblico all'avanguardia, veramente. Questo, per esempio, Il diario di uno scrittore, è quello che al giorno d'oggi potrebbe essere un blog, perché ha intervalli regolari,
Dostoevsky in questi fascicoli pubblica articoli di attualità, dove l'attualità poi gli serve come banco di prova per elaborare le trame dei suoi romanzi o delle tipologie umane che gli sembrano rappresentative. Spesso è cronaca nera. Conversazioni con i lettori, proprio botta e risposta, pubblica le lettere che gli scrivono i lettori e risponde quando il tema lo interessa. Parla di politica, politica internazionale, politica interna, economia. Ci sono anche degli inserti narrativi, un testo che molti di voi sicuramente conoscono, uno delle prose brevi più belle e più anche terribili di Dostoevsky, La mite, esce come novella incastonata nel diario di uno scrittore. Vedete, è proprio un flusso di testi come un blog oggi. Io vedrei benissimo Dostoevsky a fare l'influencer giorno d'oggi per la sua modernità, mentre non ci vedrei assolutamente Tolstoi, che da questo punto di vista è proprio la sua antitesi, ma di Tolstoi parleremo dopodomani. E uno di questi testi di fiction, ma insomma in realtà con un impianto metaforico molto trasparente, è un racconto fantastico grottesco intitolato Babok del 75, ambientato, un racconto di ambientazione cimiteriale, visionario cimiteriale, un dialogo fra i morti in un cimitero, e i morti sono ognuno di un ceto sociale e di un livello culturale diverso. Dostoevsky mostra la società russa tradizionale come in preda a un generale processo putrefattivo, ossia le categorie, le idee, i principi, le visioni del mondo, anche i linguaggi che hanno funzionato fino ad oggi, oggi sono un generico borbottio fine a se stesso di organismi in decomposizione. Vedete il problema della nuova classe dirigente, della nuova intellettualità e di una nuova ideologia moderna atta a combattere le minacce che vengono da Occidente. Ci vuole un linguaggio nuovo, soggetti nuovi, idee nuove. Questo si capisce leggendo Babok. Come realizzare questo? Intanto isolazionismo. Anche in base a, usando una politica protezionistica, basta dipendere dall'Occidente per i beni di consumo, basta rimanere soltanto un'esportatrice di materie prime, dobbiamo isolarci dall'Occidente, dobbiamo isolarci dalle dinamiche, diremmo noi, di globalizzazione che spaventa tanti, finanziaria. I soldi che arrivano dalla Francia per costruire le ferrovie, il comparto ferroviario russo, non devono essere i banchieri francesi a finanziare le nostre ferrovie, dobbiamo essere noi a costruircele per i nostri interessi economici e militari. E purtroppo, quando Dostoevsky parla di finanza internazionale, di speculazioni internazionali, di banchieri e di globalizzazione, ahimè, spesso ne parla usando il termine generale, che tutto questo ricomprende, di giudei. E qui c'è il problema dell'antisemitismo di Dostoevsky, un antisemitismo in realtà che non ha molto a che vedere con quello novecentesco di tipo biologico-razziale, un antisemitismo di tipo economico, condiviso tra l'altro da moltissimi intellettuali dell'epoca. Proibire Dostoevsky perché antisemita sarebbe come togliere il busto di Wagner da Venezia. Wagner altrettanto antisemita di Dostoevsky. C'è un testo del 77 sempre inserito nel diario di uno scrittore che si intitola Status in Statu, in latino lo stato nello stato. 80 milioni esistono solo per sostenere 3 milioni di ebreucci. Questo scrive Dostoevsky. Quindi riduzionismo economico, isolazionismo, antisemitismo, inteso come lotta contro la globalizzazione finanziaria, e
un deciso interesse e tutela verso quelli che lui definisce i bambini. Noi dobbiamo preservare i bambini, che sono gli uni. Qui vediamo chiaramente in particolare l'influsso di queste tendenze mistiche che lo stanno, che stanno, insomma, stanno rafforzando in lui in questo periodo, i bambini che non sono stati toccati dalle forze dell'entropia, della dissoluzione, da ciò che è di distruttivo che arriva dall'Occidente. E tra l'altro qui preservare i bambini, educarli secondo principi autenticamente nazionali, corporativi, collettivistici, solidaristici, contrari a ogni forma di individualismo occidentale, educarli all'idea del, se qua c'è qualcuno che conosce il russo, all'idea del podvig. Il podvig è l'atto eroico, l'azione, lo sforzo, può essere un'azione su qualsiasi piano, un atto di abnegazione, quello che nella cultura islamica è la jihad, al podvig, naturalmente principalmente militare, ma non solo, educare in questo senso i bambini. Ricordatevi a chi si rivolge Alyosha Karamazov dicendo: ricordatevi, noi siamo uniti in nome del piccolo martire, dell'eroe, del piccolo eroe morto per difendere il padre, quindi la patria, le radici che gli agenti stranieri vogliono recidere, che si è sacrificato per l'onore del padre. E noi sul suo masso, il masso naturalmente che sta forte, solido, legato alla terra, noi giuriamo di non dimenticarlo mai. Ricordiamoci che i fratelli Karamazov è scritto alla fine degli anni 70, ma è ambientato 20 anni prima, quindi i bambini a cui Alyosha Karamazov parla, nel momento in cui il lettore legge i fratelli Karamazov, sono giovani adulti pronti per realizzare un ben diverso, ben altro podvig, anche perché sono in corso è in corso la guerra russo-turca, che è un momento fondamentale per Dostoevskij, anche di revisione, cioè di approfondimento di questa sua ideologia proprio del tardo Dostoevskij. C'è poi anche un altro elemento, e torno a parlare di, diciamo, la struttura sociale. Dostoevskij promuove l'idea di un amore attivo, di cui lo Starets Zosima è il massimo esponente, un amore attivo che non annulla le differenze di classe, ma le sublima, le neutralizza. Il padre Zosima, poi negli appunti preparatori al romanzo, la cosa era molto più articolata, una cosa di cui Dostoevskij parla anche nel Diario di uno scrittore, dice: senza servi l'uomo non può stare, ma fai che il tuo servo sia per te più che un amico. Qui naturalmente c'è un riferimento a Giovanni 15:15. Io non vi chiamo più servi, perché il servo non sa cosa fa il suo padrone, ecco perché vi ho chiamato amici. Quindi una trasfigurazione della società, non in termini egualitari, ma in termini di fratellanza cristiana. La guerra comincia, la guerra balcanica, siamo nel 76. Dostoevskij è molto impressionato dal fenomeno dei volontari russi che partono per i Balcani. Chi ricorda Tolstoi vede quella guerra in modo molto diverso. Alla fine di Anna Karenina viene descritta come un inutile macello dove la gente va per mettersi in mostra oppure perché cerca la morte per motivi suoi, come Vronsky, che si punisce partendo per la guerra dei Balcani per quello che non ha fatto, ma per quello di cui si ritiene
responsabile, così la vede Tolstoi. Dostoevskij no, Dostoevskij la vede come un podvig di massa, purificatore, il pegno per una risurrezione del popolo russo, e scrive una, pensate che nel 76-77 nel diario di uno scrittore di quegli anni il termine podvig appare poco meno di 100 volte. Dostoevskij riesuma l'immagine del paladino delle leggende medievali, in russo si chiama Bagatyr, il Bagatyr, primo tra tutti Ilya Muromets, sono i paladini difensori della terra russa dal nemico, difensori dei deboli, proprio delle leggende orali, poi naturalmente poi raccolte medievali. Il suo modello antropologico a questo punto è il Bagatyr cristiano, che parte per il Podvig, che dovrà aiutare i popoli fratelli e allo stesso tempo realizzare la missione imperiale della Russia. Ecco, da qui un fenomeno che in genere non si nota: la quantità di militari o ex militari o in qualche modo paramilitari nei fratelli Karamazov. Dostoevskij di suo non era una persona particolarmente marziale, benché avesse studiato, come sicuramente sapete, da ingegnere militare, ma ce l'aveva mandato il suo babbo e lui in realtà non è che fosse molto portato. Nei romanzi precedenti, ricorderete, le figure militari sono pochissime e in genere negative e grottesche. Pensate al generale Ivolgin dell'Idiota, un demente alcolizzato, o pensate all'ufficialetto che sempre nell'Idiota si prende una scudisciata in faccia da Nastasia Filippovna, o pensate, e qui siamo in pieno alto tasso di grottesco ma anche tendente al criminale, il capitano Libyadkin dei Demoni. Queste sono praticamente le poche figure di militari fino a questo punto presenti nell'opera di Dostoevskij, che fino a quel momento era uno scrittore, se non pacifista, sicuramente alieno alla mitologia marziale, mentre invece Tolstoi, molto a modo proprio, considera la vita militare, l'esperienza della guerra, il cameratismo, come tutte esperienze in cui l'uomo trova se stesso. Pensate al principe Andrei, alla battaglia di Austerlitz. Nei fratelli Karamazov abbiamo il babbo del povero Ilyusha, che è capitano Snigiryov, tra l'altro cognome che ricorda il grande condottiero Suvorov delle prime guerre antinapoleoniche, non vi sto a dire perché, per delle poesie che lo chiamano Snegir, che sarebbe il ciuffolotto, quell'uccellino era chiamato lo Snegir, quindi Snigiryov chiaramente si riferisce a lui. Dmitri Karamazov è un militare in congedo, ma anche Caterina Ivanovna, la sua amata, è figlia di un colonnello. Poi abbiamo lo Starets Zosima, è un ex militare, a un certo punto ha la visione mistica e si fa monaco, ma prima era un militare. E da militare avviene una scena, molti la ricorderanno, in cui lui schiaffeggia il suo attendente e da lì comincia la sua crisi spirituale. Vedete, schiaffeggia il servo, ma poi comincia il percorso che lo porterà un giorno, già monaco, a ritrovare il servo che è diventato mercante in uno dei suoi pellegrinaggi e inginocchiarglisi davanti. Vedete, il mio servo deve essere più che un amico, deve essere un fratello, i rapporti di classe devono essere sublimati da una superiore spiritualità. E anche Smirdiakov, se vi ricordate, quando si pavoneggia con la sua amica servetta, vagheggia di voler intraprendere la carriera militare, naturalmente gli è preclusa perché fisicamente è una specie di Fantozzi, quindi non, Fantozzi è capacissimo di ammazzare il patrigno, ma questo è un altro discorso. Romanzo anche molto ricco sul piano del culto del martirio, ricorderete la chiacchierata di Ivan e Alyosha nella bettola, dove poi viene narrata la leggenda del grande inquisitore. Ivan mette alla prova il cristianesimo di Alyosha raccontandogli storie di martiri,
di martiri del conflitto balcanico, quindi cose prese proprio dalla cronaca militare, di cui Dostoevskij parlava anche in termini non romanzeschi, ma di propaganda bellica, proprio andante nel diario di uno scrittore. Il martiriologio infantile, che poi si lega a un altro filone dostoevskiano. In Dostoevskij c'è sempre questo confronto dell'uomo della parola, l'uomo della razionalità, l'uomo dell'affabulazione, che in genere è un eroe problematico, in dissidio con la società, che combina un sacco di casini per dimostrare a se stesso degli assunti razionali. La ragione per il tardo Dostoevskij non porta mai da nessuna parte. La ragione distrugge, separa, divide, frantuma e porta l'uomo alla follia o al suicidio. La ragione, per esempio, pensate a Raskolnikov, l'uomo affabulatore, l'uomo razionale, che si confronta con chi? Con la persona silente, con la persona umile, la persona dello sguardo. Lo sguardo, l'empatia, quindi la capacità di leggere dentro, di aderire all'interiorità di chi hai davanti, la persona che parla poco ma vede molto, e questa persona è quasi sempre legata ai temi della sofferenza, dell'infanzia, a tratti infantili, quando non è proprio una bambina, nel caso di Sonia, naturalmente tutti avrete pensato a lei. Sonia è una ragazzina piccola, gracile, che sembra più piccola di quello è, con questi due grandi occhioni che vedono tutto, percepiscono tutto. Non parla molto Sonia, e è anche caratterizzata dai tratti del martirio, la sofferenza che per Dostoevskij sempre purifica per arrivare al momento in cui puoi fare il salto metafisico e ravvederti, no? Secondo quella che nel Vangelo, quando Cristo dice ravvedetevi, usa il termine in greco metanoia, la metanoia che non è solo ripensarci, è proprio una trasformazione totale dell'individuo, no? Che poi porta naturalmente a nuovi rapporti sociali, la fratellanza, eccetera, può avvenire solo dopo un lungo cammino di dolore. A questo cammino ti porta il personaggio dello sguardo, che ti vede, ti capisce e ti chiama a percorrere quel cammino. Puoi scegliere di percorrerlo e ti salvi e ti trasformi, puoi scegliere di rimanere nel mondo della razionalità e dell'egoismo, e distruggerai tutto ciò che c'è intorno a te, perché per Dostoevskij egoismo non vuol dire cercare il proprio utile, questo è troppo razionale. Dostoevskij è d'accordo coi positivisti dicendo: voi avete ragione, l'uomo è egoista e sempre lo rimarrà. Ma l'egoismo non è cercare il proprio utile, l'egoismo è cercare il proprio piacere. E l'uomo il piacere nel 99% dei casi lo trova nella distruzione, nell'oppressione, nel sadismo, in questo lo trova, non nel proprio utile. Quindi distruggerà tutto ciò che è intorno e finirà o per impazzire o per suicidarsi. Svidrigailov in Delitto e Castigo, e Ivan Karamazov nei Fratelli Karamazov, che finisce pazzo. Martiri ce ne sono quanti ne volete. Il fratello Markel di Zosima, questo fratello morto di malattia da giovanissimo, che è un po' l'epicentro da cui nasce, è una narrazione dello Starets. Lo so che spesso noi, quando leggiamo i Fratelli Karamazov, quando parla lo Starets, saltiamo, perché vogliamo andare a vedere cosa combina Ivan Karamazov, Grushenka e tutta quella roba lì. E questo succede anche in altri romanzi di Dostoevskij. Però invece sono importanti le cose che dice lo Starets. Poi naturalmente il buon Ilyusha, questa immagine proprio quasi un prototipo del bambino martire che si sacrifica per il padre e che diventa la figura sacrale sulla quale fondare una nuova comunità. Io non ho bisogno, penso, di indicarvi quante di queste cose sono finite in questa linea culturale che possiamo definire dell'eccezionalismo russo. L'idea in tedesco è un
termine che hanno inventato i tedeschi, il Sonderweg, ossia il cammino alternativo, il cammino particolare. Anche la cultura tedesca, la Germania ha avuto una storia culturale, politica molto diversa rispetto a quello che era il modello per tutti, ossia la Francia. Quindi anche i tedeschi, nel loro ragionare su se stessi, hanno sempre pensato: ma noi, in termini di alterità e compatibilità con l'Europa comunemente intesa. Penso per esempio a un testo, e tra l'altro russi e tedeschi si sono rimpallati queste idee a lungo, penso a un testo fondamentale, molto inquietante, del pensiero tedesco, che sono le considerazioni di un impolitico, di Thomas Mann, durante la Prima Guerra Mondiale, questa idea dell'eccezionalismo germanico, basato su una cultura ontologicamente diversa da quella dei popoli latini. E Thomas Mann in questo si rifà chiaramente a Nietzsche, naturalmente a Wagner, ma anche a Dostoevskij, da lui citato più volte. L'idea russa dell'eccezionalismo, dell'alterità, il declinare se stessi in termini, cioè noi siamo altro, inizia in realtà prima di Dostoevskij, mi avvio alla conclusione, inizia tutto più o meno dopo la fallita rivolta decabrista, quindi 1825. Fino a quel momento gli intellettuali russi avevano ragionato in termini, diciamo, universali illuministi, ossia la storia umana è un cammino dalle tenebre alla luce, è un cammino uguale per tutti i popoli, semplicemente qualcuno è più indietro, qualcuno è più avanti. Gli altri popoli hanno fatto le loro rivoluzioni liberali, francesi, inglesi, americani, noi russi ancora non l'abbiamo fatta, facciamo la nostra, portiamoci un po' avanti su quella che è l'unica strada dei lumi e della civiltà. La rivoluzione non riesce, i decabristi vengono sconfitti, inizia quindi una riflessione: ma noi allora chi siamo, se qui non funzionano i meccanismi che funzionano in Occidente, noi chi siamo? Noi siamo o non siamo Europa? Se lo siamo, in che misura lo siamo? Se non lo siamo, allora che cosa siamo? Se non siamo Europa, è un bene esserlo o è un male? È un bene non esserlo o è un male? Questi sono i parametri, nei quali, diciamo, le regole del gioco, è il quadro concettuale generale in cui fino ad oggi i russi ragionano su se stessi. Un russo, quando pensa a se stesso, alla propria identità nazionale di russo, pensa in questi termini, ossia in termini di alterità o affinità con l'Europa, e si posiziona in questo modo. Prima di Dostoevskij, però, chi calcava la mano sull'alterità dei russi, ossia i cosiddetti slavofili, ragionava in termini esclusivamente culturali o religioso-spirituali. Era una visione del mondo totalmente difensiva. Noi non siamo Europa, non dobbiamo farci contagiare dai loro bacilli. La rivoluzione occidentalista di Pietro il Grande ha fallito, noi dobbiamo tornare a essere noi stessi. Ma non c'era un elemento imperialista, non c'era l'elemento del confronto militare armato attivo per la conquista di spazi geopolitici, non c'era questo assolutamente. Gli slavofili erano signorotti di campagna, ragionavano in termini abbastanza astratti. Dostoevskij invece porta questo tipo di visione eccezionalista nella modernità e dota questa visione eccezionalista di tutta una serie di strumenti atti a trasformarla in un'ideologia compiutamente imperiale, su questa base naturalmente mistico-sacrificale, come motore, diciamo, motivazionale per tutto questo, ma è lui l'anello che fa scattare, naturalmente con altri personaggi, ho citato Danilevski, potrei citarne altri, da Dostoevskij in poi, questo filone culturale, e non solo culturale, avrà degli altri avatar, avrà degli altri esponenti e acquisirà anche nuove forme, nuovi elementi, nuove fascinazioni. Abbiamo per esempio la riflessione su ciò che Bisanzio ha lasciato alla Russia
che quindi è alternativo all'Europa occidentale. Noi come eredi di Bisanzio, grande intellettuale reazionario proprio dei più estremi, Konstantin Leontiev alla fine dell'Ottocento, abbiamo per esempio l'eurasismo novecentesco che già traspone tutto questo immaginario su un piano compiutamente fascistizzante, anche se è un fascismo molto originale comunque rispetto ai fascismi occidentali, è un fascismo con elementi mistico-sacrificali che vengono direttamente da Dostoevskij e che tra l'altro guarda a Oriente, ossia l'idea che la dominazione mongola sulla Russia non sia stata un gioco totalmente negativo come si era detto fino a quel momento, ma che in realtà abbia creato un tipo umano, un tipo razziale, diverso, originale, nuovo, più giovane, più spontaneo e più aggressivo, che è l'eurasiano, la civiltà dell'Eurasia, destinata a dominare sull'Europa e sull'Asia. Di eurasismo, anche chi di voi non mastica molto di storia del pensiero russo, quante volte avrete sentito parlare negli ultimi mesi? Pensate, Dugin, per esempio, Dugin, che in realtà in Russia non è molto considerato, è più si spende di più sui palchi occidentali. Chi governa la Russia ha ben altri consiglieri. Dugin è una specie di Vittorio Sgarbi russo in salsa mistico slavofila, ma Dugin parla di eurasismo. Putin ha spesso citato con approvazione l'ideologia eurasiana. Vedete, tutto questo filone che arriva, che non è, ripeto, io non vorrei essere frainteso, io non voglio dire la cultura russa è questo. Nella cultura russa c'è stato Pushkin, c'è stato Chekhov, c'è stata la grande utopia universalista di liberazione dei popoli portata avanti dalla rivoluzione, anche in opere culturali. La cultura russa è Mayakovsky, la cultura russa è Pasternak, gente che non ha niente a che fare, completamente un altro filone. Purtroppo in questo momento questi hanno vinto, in qui e ora la Russia è governata da politici senza scrupoli, lobbisti pronti a tutto, che strumentalizzano questi radicati complessi nazionali e queste radicate fascinazioni culturali che fanno capo addirittura a un Dostoevskij per portare avanti la loro disastrosa politica di aggressione. Grazie.